Sono Francesco Alessandri, anestesista rianimatore presso la terapia intensiva Covid del Policlinico Umberto I di Roma. Nel bene e nel male mi ritengo un medico abbastanza freddo e distaccato nel mio contatto con il paziente. E ho sempre reputato questo in parte la forza di quello che faccio e di quello che cerco di dare nel lavoro quotidiano. Nel Covid tutto questo è venuto meno, nel senso che la consapevolezza di riuscire a dare, nonostante, riuscire a dare di più al paziente e una cura concreta, spesso è stato un sentimento più debole, sicuramente un'impotenza nel non riuscire in molti casi, nonostante gli sforzi, ad ottenere gli stessi risultati. Questo è stato qualcosa che indubbiamente ha condizionato il mio vissuto quotidiano durante tutta questa esperienza. Inizia da 8 anni della pneumologia del Policlinico Umberto I di Roma e noi del reparto di pneumologia siamo stati coinvolti nell'assistenza diretta ai pazienti Covid successivamente, non fin dall'inizio dell'epidemia. E questo ha fatto sì che fossimo travolti in un'attività frenetica e intensa e solo durante il picco. E il ricordo che ho all'inizio dell'epidemia è quello di aver provato una sensazione comune, credo a tutti quanti, quella della paura che si ha quando bisogna affrontare qualcosa che non si conosce. Questa paura è venuta meno nel momento in cui invece la nostra attività clinica nella subintensiva respiratoria Covid è iniziata e ha fatto spazio sicuramente a una sensazione di energia, un'energia intensa che ci ha permesso di mantenere livelli assistenziali elevati in tutte le fasi della giornata, per 24 ore al giorno. E questa energia era alimentata da sensazioni intense, negative e positive. Negative sicuramente quando ti sentivi impotente di fronte a un paziente che stava peggiorando e per cui non sapevi che non potevi fare nient'altro, ma soprattutto alimentata da tante sensazioni positive, e quando invece riuscivi a risolvere l'insufficienza respiratoria senza che il paziente arrivasse in rianimazione, e soprattutto quando anche due pazienti considerati non eleggibili per un trattamento intensivo riuscivi a riportarli a casa assistiti dai propri cari, anche se poi la causa il motivo per cui non erano eleggibili per la rianimazione non veniva poi risolto. Buongiorno, mi chiamo Simona Abate, sono un'infermiera del pronto soccorso Covid. Essere oggi qui a parlare del periodo vissuto durante la fase Covid è molto difficile perché è come se uno riaprisse un cassetto che aveva sigillato con all'interno diverse emozioni complesse e comunque dolorose. E quella fase ricordo che è stata difficile dal punto di vista fisico, psicologico ed emotivo, proprio per il rapporto difficile che si riusciva a che non si riusciva a stabilire con il paziente, perché ricordo che eravamo pieni di dispositivi di protezione individuale e per fare anche la più semplice, per effettuare anche la più semplice procedura, ci voleva più tempo, c'era una sorta di staccamento che non ci permetteva di stabilire quella relazione paziente-infermiere che è alla base della professione infermieristica. Allora, il mio nome è Antonietta Cipolloni e sono infermiera professionale e lavoro presso il reparto di malattie infettive, Covid, e è stata veramente dura. Ho visto veramente tanta sofferenza, non pensavo di vedere in 27 anni di servizio, e soprattutto si è avvelata una delle mie più grandi paure perché vedevo, come dire,
queste persone sole ed è la cosa che emotivamente mi ha colpito di più. Ho cercato di essere presente il più possibile accanto a loro perché veramente era tra le tante cose, tutta questa era la volta che io potessi vedere o comunque vivere in quel momento di malattia. Un aspetto molto importante sicuramente è la comunicazione, è quello che spesso mi rendo conto i parenti hanno sofferto maggiormente, l'assenza di contatti con i propri cari. Sicuramente in un'epoca in cui i tablet, le nuove tecnologie sono sempre più performanti, tutto questo potrebbe dare un valido aiuto e ovviamente il buon uso di questa tecnologia in questo caso sarebbe estremamente importante, quindi riconosco che è un qualcosa che il nostro ospedale è in grado di implementare. E sicuramente tutte le emozioni intense hanno bisogno di essere metabolizzate e quindi è necessario creare dei momenti di confronto tra gli operatori per poter superare queste fasi. E noi abbiamo continuato la collaborazione iniziata già durante l'attività clinica nella terapia intensiva respiratoria con altre figure professionali, permettendo anche ai pazienti di avere un supporto psicologico anche durante la fase di valutazione ambulatoriale nel follow-up post-Covid. Il consiglio che in questo momento mi viene da esporre è il maggior ascolto degli operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid, quindi dall'infermiere al medico e a tutta l'equipe che comunque va ad assistere questa tipologia di pazienti al fine di migliorare sia l'assistenza verso il paziente, ma anche le modalità di lavoro, la modalità operativa, cioè in pratica proprio la presa in carico del paziente da quando viene preso in carico al triage fino al momento del ricovero, proprio per stabilire le criticità e eventuali miglioramenti delle procedure che incontriamo e applichiamo. Allora, devo dire che l'azienda è stata veramente efficiente, perché noi a parte questo breve periodo, negli inizi di marzo, in cui eravamo come figure professionali infermieri in due, sono arrivati immediatamente in supporto, altri colleghi ne ho assunti e quindi siamo arrivati a 3, anche 4 unità e soprattutto la figura degli OS, che è stata importantissima perché io ho potuto dedicare molto più efficienza la mia professionalità sui pazienti, quindi io l'azienda si è comportata veramente bene, ma un suggerimento che avrei è di mantenere la figura professionale degli OS è importante, secondo me sono fondamentali le emergenze, questo sì, per il resto l'azienda se l'è cavata